approcciamo al trono della tua grazia nel nome dei meriti di Cristo Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per l'opera gloriosa, meravigliosa che tu hai compiuto nella nostra vita, che tu stai continuando a compiere nelle nostre vite e che certamente continuerai a compiere, Signore, in tutti noi, nelle nostre case, nella nostra provincia, nella nostra regione, nella nostra nazione, perché tu sei un Dio fedele. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Signore, noi ti ringraziamo in modo speciale questa mattina, perché tu ci dai la gioia di vedere questi cari scendere nelle acque battesimali. Alleluia, in obbedienza alla tua parola. Signore, noi ti ringraziamo perché tu un giorno ti hai salvato. Signore, tu hai operato meraviglie nella loro vita. E essi questa mattina testimonieranno dell'opera grande che tu hai compiuto in loro. Voglio tu benedirli, voglio tu benedirci insieme. Parlare ai nostri cuori, guidare questo culto per la tua gloria. Mentre veniamo a te, ti chiediamo di grazia nel nome di Gesù. E in cui solo apriamo questo culto, il benedetto in eterno. Amen. Desideriamo dare il nostro benvenuto a quanti siete in mezzo a noi per le prime volte, a quanti ci state onorando questa mattina, ma soprattutto state onorando il Signore con la vostra presenza, e sicuramente il Signore vi benedirà, ci benedirà insieme. So che ci sono tanti parenti, coniugi, figli, genitori che sono qui per le prime volte per onorare anche questi cari che in ubbidienza alla parola del Signore scenderanno nelle acque battesimali. Noi vogliamo dirvi che non è solo un momento in cui potete essere qui stamattina e poi domani altrove. Se aprite il cuore al Signore questa mattina, se la parola di Dio la lasciate penetrare, entrare nella vostra vita, se abbandonate la vostra vita nelle mani del Signore e accettate Gesù come personale salvatore, il Signore vi benedirà grandemente. Farà di voi dei potenti strumenti delle sue mani. Il Signore è ancora all'opera. Questi cari sono una testimonianza chiara, vivente, vivente di quello che Gesù può fare, ha fatto e farà in ognuno di noi. Abbiamo la gioia e il privilegio di avere, come vedete, il fratello Renato Mottola, pastore della comunità di Mantinella e diaspora, ma anche di altre comunità. E noi ringraziamo il Signore per questo strumento nelle sue mani, che è anche rappresentante della nostra regione. Noi siamo felici della nostra zona, il segretario, ma al di là di tanti impegni, in particolare desideriamo continuare a servire il Signore. Certamente il Signore continuerà ad usarci e ad onorare il suo popolo. Coloro che onorano Dio saranno onorati da Dio. Gloria al Signore. Ma che nostra desiderie questa mattina, Signore Dio, è una gioia. Vedendo a questi figlioli tuoi, Signore, Dio, ti scende nella acqua battesimale, perché loro hanno accettato te, l'uno come era Dio, l'unico Signore della loro vita e della nostra vita. E noi ti ringraziamo, Signore Dio, tutto ciò che hai fatto per le anime nostre. Grazie, ma un giorno, Padre d'amore, devi andare a Cristo su questa terra. Noi erranti in questo mondo senza Dio e senza speranza. Ma tu vieni in quel giorno, Padre d'amore, ci hai dato la speranza della vita eterna, perché Gesù è morto in croce per noi, ha riscattato i nostri colpi, i nostri peccati, perché noi eravamo tutti nelle falle dei peccati. Ma tu con passione e fede di noi, grazie, mio eterno, come questa mattina, Signore Dio, ci hai dato 4 giorni di vita, e io non trovo la parola per ringraziarti, Signore, perché tu sei la stella del mattino. Grazie, Signore Dio, la perla di grande valore, Signore. Grazie, Padre d'amore. Poi tu benedici, Signore Dio, questi signori, questi fratelli, Signore, questa mattina, Padre d'amore, devi fare un patto per servirti, per vita e per noi. E questa è una gioia, Signore, di servire per tutta la nostra vita, affinché un giorno li possiamo vedere faccia a faccia con un freddo. Grazie, Signore. Guarda ancora questo mondo di terra, nostro Signore, questo
sei il nostro Dio, perché noi abbiamo creduto in te, che sei il Dio dell'impossibile. Grazie, Signore. Voglio tu benedire ancora, Signore Dio, fratello, Signore Dio, Padre. Accompagnalo, Signore Dio, non calisto con vino, Signore, e guida la tua parola nella sua bocca. Benedice a lui e la sua casa. Grazie, Signore Dio, benedice ancora il fratello Dio con la sua famiglia. Benedice ancora come siamo questa mattina davanti alla tua divina maestà, Signore. Guarda ancora i nostri figli, Signore Dio, perché è un mondo, Signore Dio, che ci travaglia. È un mondo di violenza, Signore, e noi ci mettiamo nelle tue mani, perché noi siamo sicuri, Signore, perché tu sei con noi, e chi è contro di noi? Nessuno, nessuno. Sì, c'è questa mattina con carne nuova, per la prima volta, accetto Gesù Cristo, che Gesù Cristo è morto anche per te, ha sofferto anche per te, e ti ha dato la vita eterna. Accetto oggi ancora il tempo della grazia, la porta è ancora aperta, guarda, non si chiude quella porta, finché Dio tu vuoi entrare in quella porta, a far parte della schiera dei santi, grazie Padre d'amore. Sappiamo che tu sei qui in mezzo di noi, Signore, perché la tua santa e benedetta parola ci accetta, Signore Dio, che tu hai detto dove stanno due o tre persone che sono in mezzo di noi. Ma tu questa mattina siamo più di tre persone e sappiamo che tu questa mattina ci hai toccato con la tua mano forata, Signore. Pazienza ancora non ci vedi passare. Aiutaci a fare la tua santa volontà e poi che nessuno di noi se ne perda. In questo consiglio di Dio lo facciamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo Signore, il nostro Signore, il benedetto e consacrato in eterno. Amen. Nel vedere questi cari che sono qui davanti con i camici bianchi, non riusciamo a vedere la veste che Dio gli ha dato, perché non si può vedere ad occhio umano, ma sicuramente il Signore li vede bianchi, lavati, purificati dal suo sangue prezioso. Il battesimo non salva, il battesimo non salva. Non è che questa mattina questi cari scendendo nelle acque battesimali ricevono la salvezza e neanche purifica dai peccati. La Bibbia dice è una richiesta di buona coscienza, è un patto che noi facciamo con Dio di servirlo tutti i giorni della nostra vita. E in ubbidienza alla parola del Signore è una testimonianza di quello che già è avvenuto nella nostra vita. Questi cari quest'anno sono stati salvati, dei mesi scorsi più della metà di loro sono stati quest'anno battezzati nello Spirito Santo e noi siamo felici per questo. Il Signore quest'anno ha fatto una grande raccolta, ma sicuramente la farà anche l'anno prossimo. Come dico ogni volta, da ancora dobbiamo iniziare a battezzare, già noi siamo proiettati a quello che sarà stasera, domani, se piace al Signore, di continuare a lavorare nel campo di Dio. C'è ancora tanto da fare, tanto da raccogliere, tanto da seminare. Ne vogliamo essere pronti. Ma già i mesi scorsi, ma ancora di più oggi, con la responsabilità di un patto. Abbiamo 27 nuove anime, forze fresche, che insieme a noi scenderanno nelle piazze, nelle strade, sulle case, dovunque il Signore ci chiama, per predicare l'Evangelo, per essere di buona testimonianza, per essere consacrati nell'opera che il Signore ci ha affidato e continuerà ad affidarci. Noi siamo grati a Dio per voi, perché rallegrate il nostro cuore, vedendovi riceviamo incoraggiamento, perché siete un segno chiaro, tangibile, evidente, che l'opera di Dio
continua. Signore, dai vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati di aver pietà. Sicuramente il Signore vi ha benedetto, continuerà a farlo. Ma ora vogliamo lasciarci preparare. Questo è un momento fondamentale del nostro culto. Un momento importantissimo in cui dobbiamo noi fermarci e lasciare parlare il Signore. E certamente il Signore ci parlerà. Ascoltiamo la parola del Signore, fratello Mutto. Il Signore sia lodato. È un grande privilegio e una gioia grandissima essere insieme in questo culto storico. Perché storico? Perché ogni volta che celebriamo un culto e poi un culto di battesimi è un culto storico. Gloria a Dio. Insieme con il culto di Santa Cena è sicuramente il culto più emotivamente parlando speciale per le nostre comunità. Gloria a Dio. È come se assistessimo a delle nascite. Certamente sono già convertiti, ma qui si ufficializza un momento speciale della loro vita. In questo momento fanno il patto e quindi entrano ufficialmente nel corpo mistico di Cristo, nella chiesa locale. E questo è un momento storico. Dio vi benedica. Gloria al Signore. Io ringrazio caro pastore, fratello Mennella, che mi ha invitato ad essere con voi per rallegrarmi del Signore. Ho avuto il piacere di vedere, avere in questi giorni passati il fratello con una bella rappresentanza della comunità, il coro, al punto di dedicazione del locale di culto. Vi ringrazio ancora una volta ufficialmente per la gioia che ci avete dato di farci visita nel Cilento, in questa parte molto più desertica dal punto di vista spirituale, perché sono pochissime le chiese, dobbiamo andare a cercare con il lanternino nelle varie zone del Cilento, ma Dio si è ringraziato, ci porta avanti il Signore. È un campo veramente di missione. Pensate, la provincia di Salerno, dove ormai con la mia cara moglie, che è qui presente con me, serviamo il Signore, sono sposato da 30 anni, sono 30 anni che la mia cara moglie mi sopporta. Quest'anno abbiamo fatto l'anniversario di matrimonio, siamo andati sul Monte Bianco e nonostante vi fossero tanti precipizi non ha avuto la tentazione di buttarmi giù. E la ringrazio. Grazie al Signore. Siamo felici con Gesù. Siamo felici come credenti, come coppia, siamo felici come figlioli di Dio, come servi del Signore. E sono 26 anni che lavoriamo nella provincia di Salerno. Come sapete, è la provincia più estesa geograficamente d'Italia e ci sono ben 160 comuni. 160 comuni, immaginate. E quindi c'è un grande, grande lavoro. Tanti, tanti chilometri da fare per vedere almeno un'anima salvata, ma Dio si è ringraziato. E devo confessarvi una cosa. Sono un po' geloso di vedere tutte queste care anime. Mentre attendevo il momento che il fratello mi chiamava, dicevo: Signore, fammi vedere anche io tante anime salvate. Ho visto qualche cosa, il Signore ci ha onorati con qualche cosa, abbiamo visto qualche chiesa nascere, abbiamo visto dei nuovi locali costruiti, ma sono ancora piccole cose. Vogliamo vedere di più. Non è per la gloria di Dio. Alla parola, fratelli, non voglio prendervi altro tempo, ma voglio con voi leggere nel libro di Ruth. Libro di Ruth, questo bel capitolo, questo bel libro. È un libro intitolato ad una donna. È dato per la nostra edificazione, come tutta l'intera Bibbia, per la nostra esortazione, per la nostra consolazione. È un libro di pochi capitoli, come potete vedere, solo 4 capitoli, è un libro che si può leggere in pochi minuti, non vi leggerò 4 capitoli, ma vi
invito a leggere Luca capitolo 2. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Capitolo 2, dal verso 1. Naomi aveva un parente di suo marito, un uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth la Moabita disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse al mietitore: il Signore sia con voi. E quelli gli risposero: il Signore ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo, incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è quella fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora, soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. Allora Boaz disse a Ruth: ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete, va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete andrai a bere dai vasi l'acqua dei servi che i miei servi avranno attinta. Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Boaz le rispose: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, il tuo paese natio per venire ad un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Dio ci benedica. Il testo che voglio meditare con voi e che voglio dedicare a voi, cari fratelli e sorelle neofite che state per battezzarvi, è il verso 8. Ascolta figlia mia, e chiaramente rivolgendosi ai fratelli: ascolta figlio mio, non andare in un altro campo, non allontanarti da qui, rimani con le mie serve. Non andare in un altro campo. Una piccola panoramica di questo libro ci aiuterà ad entrare bene nel soggetto e nell'argomento che c'è dinanzi. Il libro, come vi dicevo, è dedicato a questo personaggio centrale, certamente non l'unico personaggio di questa mirabile storia di tanti anni fa, a Ruth, una moabita, una pagana, una donna non del popolo di Israele, una donna che riceve la testimonianza dalla suocera, dal suocero Elimelech, una coppia di credenti israeliti ebrei che lasciano Betlemme e si recano a Moab, e lì Dio permette che la morte colpisca questa famiglia.
questa moabita, questa Ruth, si sposa con uno dei figli, e anche un'altra donna moabita, Orpa, si sposa con l'altro figlio di Naomi e di Elimelech. Entrambi i figli muoiono, anche il marito di Naomi muore. La morte entra in quella casa e sconvolge letteralmente la loro vita. Di lì a poco tre mogli rimangono sole, tre vedove. Naomi, questa suocera, dice alle nuore: andate via, ritornate dai vostri genitori, ritornate al vostro paese, ritornate al vostro idolo e ai vostri idoli. Orpa lo fa, di lei non sappiamo più nulla. Viene rissata nel buio, viene assorbita nel buio dell'idolatria. Di lei non sappiamo più niente. Forse Dio ci darà spiegazioni che fine avrà fatto. Ma Ruth dice: io non mi allontanerò da te. Le sue parole sono straordinarie. Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te. Perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove starai tu, io pure starò. Alleluia. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. E quando Naomi la vide così decisa, non gliene parlo più. È un capitolo, è un libro che inizia con la morte, con funerali, con amarezza. Infatti Naomi, che ha un bellissimo significato, dolcezza, chissà quanti sono le Naomi in mezzo a noi, quanti si chiamano Naomi, eccetera, una sola, cinque, bene. Dolcezza, dice la scrittura, è il significato di questo nome. Ma quando tornò a Betlemme e la chiamavano bentornata Naomi, lei piangendo diceva: non chiamatemi Naomi, chiamatemi amarezza, perché Dio mi ha riempito il cuore di amarezza. Ho perso un marito, ho perso due figli, sono amareggiata. Un capitolo, un libro che inizia con l'amarezza ma finisce con la nascita di un figlio, finisce con la gioia di una nascita. E per questa trasformazione c'è un personaggio che subentra nella storia, ed è Boaz, il Goel, il Redentore, colui che riscatta questa famiglia. E questa bellissima immagine ci fa pensare al miracolo che Dio ha fatto in questi casi, al miracolo che Dio ha fatto nella nostra vita, al miracolo che Dio farà questa mattina in tanti cuori. Dio può trasformare la vostra amarezza in gioia, il vostro lutto in canto. Dio potrà trasformare la vostra agitazione in pace profonda. Può trasformare la vostra discordia, il vostro litigio in riconciliazione. Potrà trasformare la vostra superficialità e immaturità in un'esperienza sana, forte e matura. Dio, colui che trasforma, è qui in mezzo di noi. Naomi aveva un parente potente, ricco, il cui nome era Boaz, della famiglia di Elimele. Noi abbiamo un parente potente, onnipotente, infinitamente ricco, e il suo nome è Gesù Cristo. Gloria al Signore. E lui in primis che dice: ascolta figlio mio, rimani in questo campo, non ti allontanare di qui. Ma c'è anche la suocera che dice: Naomi disse a Ruth, il verso 22, ebbene figlia mia, che tu vada con le sue serve, e attenzione, che vedi i forti, anche nei posti economici da più in fuori, quelli che rimangono lì in piedi, io vi faccio compagnia. Attenzione, non ti fare sorprendere in un altro campo, non ti fare sorprendere.
sorprendere in un altro campo. Rimani in questo campo. Gloria al Signore. Questo uomo ricco è l'immagine di Gesù. Dice la scrittura che Boaz giunse da Betlehem. Noi sappiamo chi è che è venuto da Betlehem. Gloria a Dio. Il Signore Gesù è venuto da Betlehem. Ed è venuto con tutta la sua ricchezza. Ed è venuto con tutta la sua potenza. È venuto con tutta la sua grazia. In lui vi erano parole di grazia e di verità. In lui vi sono parole di grazia e di verità. Alleluia. E come Boaz si avvicinò, disse: il Signore sia con voi. E così ha fatto il Signore, venendo dal cielo come figlio di Dio, venendo da Betlemme come figlio dell'uomo, si è presentato all'umanità dicendo: l'Eterno sia con voi. Alleluia. E lui è Dio con noi. Amen. Dio con noi, Dio con te, figlio mio. Dio con te, figlio mio, dice il Signore. Gesù. E si presenta in questo campo e non dice al capitano: come va il raccolto? Non dice: quanto grano avete raccolto? Vi siete dati da fare? Colui che aveva la sorveglianza dei servi non è stato interpellato per chiedere: senti un po', ma c'è qualcuno che ha fatto lo sfaticato? Chi si è comportato meglio dei servi? Chi è che devo andare a rimproverare? Chi devo andare a licenziare? Nulla di tutto questo. Oh, Boaz si interessava delle persone, non del raccolto. Il Boaz si interessava del loro benessere, non della ricchezza materiale. E il nostro Signore è interessato alla tua persona. È interessato alla tua anima. È interessata alla tua famiglia, e questa mattina ti dice: figlia mia, rimani nel mio campo, figlio mio, rimani nel mio campo. È la Chiesa e i credenti che siamo qui per pregare per te dicono, come Naomi: non ti far sorprendere in un altro campo. È chiaro il messaggio? Non rimanere, non allontanarti, non farti sorprendere in un altro campo. Gloria al Signore. E dopo questo bellissimo dialogo fra i servi e Boaz, l'immagine bellissima del dialogo che Dio ha stabilito con noi e che noi abbiamo stabilito con Dio. Boaz disse: il Signore sia con voi. Il Signore sia con me. E i servi cosa dicono a Boaz? Il Signore ti benedica. Ma ditemi un po', è questo il linguaggio fra datori di lavoro e dipendenti? Così vi parla il vostro datore di lavoro? Avete questo rapporto? Che dite così? Tutt'altra cosa, è vero? Ma noi abbiamo un datore di lavoro. Alleluia al suo nome. Alleluia Gesù, il nostro padrone, il nostro re, il nostro Signore. E con lui abbiamo un dialogo meraviglioso. Ogni giorno dice: figlio mio, figlia mia, il Signore sia con te. Dio ti benedica. Alleluia. La mia grazia sia su di te. Non ho tempo di vedere la figura di Boaz, in lui la figura di Cristo, di come egli ha fatto grazia a questa donna, di come egli ha parlato e come ha parlato Gesù. Quando, una piccola cosa, perdonatemi, e poi vado al cuore del messaggio. Quando i farisei ordinarono ai soldati di arrestare Gesù, di prendere Gesù, questi tornarono a mani vuote, non lo presero. Attenzione nel fondo. E dissero: perché non l'avete arrestato? Sapete cosa dissero? Nessuno mai ha parlato con questi.
Nessuno mai ha parlato di questo. Alleluia. E lo diciamo anche noi. Nessuno mai ha parlato di questo. Alleluia. Parole di grazia, parole di benedizione. E fra queste parole, oltre alla promessa di protezione, nessuno ti toccherà. Oltre alla promessa di prosperità, vai a bere alle fonti dell'acqua che sono a disposizione dei miei servi. Oltre alla libertà di poter agire, ecco la promessa e la possibilità di rimanere nel campo dell'uomo ricco e potente. Rimani nel mio campo. E questa mattina l'Onnipotente Dio, Gesù Cristo, ti dice: rimani nel mio campo. E la prima cosa che voglio considerare è il campo della parola di Dio. Noi in questo immenso campo, da questa immensa parola, per tutta la vita, studiando ogni giorno infinito, infinito tempo, non faremo altro che spigolare. Perché è talmente grande questa parola. È talmente profonda questa parola che io e te potremmo solo, possiamo solo spigolare. Amen, amen. Ma quello spigolare per noi ci soddisfa e onora. Abbondi la parola di Dio nel vostro cuore, figlio e figlia mia, non ti allontanare da questo campo. L'uomo proporrà, propone, proporrà sempre altri campi nei quali andare a spigolare, a raccogliere. Non sto assolutamente demonizzando la cultura. Ben vengano ragazzi, giovani, anziani che studiano, meditano, che riflettono sulla cultura secolare, ma questa parola sia ai vertici, assolutamente ai vertici di tutto il nostro interesse. Rimani in questo campo. Da questo campo tu puoi trovare il cibo, negli altri puoi trovare altro per la tua mente umana, ma non il cibo di cui la tua anima ha assoluto bisogno, perché l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. In altro campo troverai la colloquintide, troverai cose selvatiche e dannose al tuo cuore. Quando le prendi, le raccogli, potrai solamente dire come i profeti di Eliseo: c'è la morte in questa pignata, in questa pentola. È un episodio biblico per chi è qui per le prime volte, che ci parla di un ragazzo che andò a raccogliere del cibo in un altro campo. Era tempo di carestie e trovò veleno, e il veleno lo trovi in questo mondo. Vieni in questo campo, leggi la parola, prenditi assolutamente una Bibbia, fa che sia la tua personale, aprila, spigola. Quando spigolava, quella donna si inchinava, raccoglieva china, a volte in ginocchio, e fai così altrettanto. Rimani in questo campo e la guida dello Spirito Santo ti darà del cibo prezioso per te e per quanti sono intorno a te. Mi ascoltate? Tu hai bisogno di questo campo. Tu hai bisogno di questo campo nella parola di Dio. Rimani in questo campo. Ci può parlare anche di un altro meraviglioso aspetto: rimani nel campo della Chiesa. Rimani con le mie serve, rimani unito, rimani unita nella Chiesa locale, nella Chiesa dove sei nato e cresciuto. Qui possiamo avere delle difficoltà e per questa ragione la Bibbia ci dice: sopportatevi l'uno con l'altro. Perché Paolo usa il termine sopportatevi? Io vi devo sopportare? Voi vi dovete sopportare? A volte sì, perché il mio carattere è ostico, il mio carattere è spigoloso, e meno male che non sono il vostro pastore. Però dobbiamo sopportarci. Però dobbiamo sopportarci laggiù in fondo,
Amen. Amen. Signore, ci aiuta a rimanere in questo campo, il campo locale, il campo della tua Chiesa, non abbandonando la comune adunanza. La scrittura dice: non farti sorprendere in altro campo, non significa che non devi andare in altre comunità. Se per caso a causa di lavoro devi trasferirti, va bene, è normale. Però la scrittura ci aiuta che se abbiamo di chi goderci con qualcuno, cerchiamo la riconciliazione. Non fuggire dinanzi agli ostacoli, non fuggire dinanzi alle eventuali difficoltà, affrontale con la grazia di Dio, con l'umiltà di Dio e cerca l'unità, rimani con le mie serve. Amen. La comunione fraterna è una cosa preziosa, rimane in questo campo. E poi, fratelli, il campo ci può parlare anche di un'altra bellissima, bellissima immagine. Il campo è grande e gli operai sono pochi. Rimani in questo campo, ci può far pensare al glorioso campo del servizio cristiano. Gloria a Dio, io sono felicissimo, perdonate una parentesi personale, di servire il Signore. Non è di poterlo fare con una cara sorella, mia moglie, con cui condividiamo ormai tanti anni della nostra vita. E il nostro desiderio, Dio sa, la nostra preghiera, Dio sa, Signore, vogliamo consumarci per il tuo campo, vogliamo servire nel tuo campo, Signore, aprici le porte, vogliamo andare nelle famiglie dove c'è bisogno, vogliamo portare la tua grazia. Non mi interessa il titolo, non mi interessa il pulpito del prestigioso, voglio servire il Signore, voglio essere gradito a Dio, voglio poter portare anime a Cristo, gloria al Signore, voglio poter vedere anime scendere nell'acqua battesimale dietro la mia testimonianza, il mio esempio. Fratelli e sorelle, non c'è gioia più grande. Rachele che era sterile, piangendo diceva: Signore, dammi un figlio. Ho visto delle coppie che non hanno figli piangere, piangere, piangere. Avere un figlio è meraviglioso. Non vi dico poi un nipote che succede. Si impazzisce. Bello avere dei figli, e se c'è qualche coppia che non li ha, possa Dio darti questo. Questa mattina la potenza di Dio possa darti questa gioia, ma nel caso in cui Dio ha un'altra volontà, siete già una famiglia completa, siete completi e Dio vi benedirà. Ma una cosa dobbiamo e possiamo chiedere al Signore: Signore, dammi un figlio spirituale. Amen. Alleluia, dammi un figlio spirituale. Gloria al Signore. E io ne voglio tanti. Gloria a Dio. Ieri abbiamo fatto una riunione con l'orchestra, hanno fatto delle prove, poi un culto, il Signore mi ha dato la gioia di essere con loro, di predicare. E due, anzi tre, che hanno testimoniato, li ho visti convertirsi al Signore. Uno di questi aveva il papà che aveva il bimbo con un buco al cuore, doveva essere operato in una sala di ospedale. Combinazione, questo piccolo bambino è stato messo vicino a mia mamma che aveva avuto una gravissima malattia, una pancreatite acuta, poi che la portò purtroppo alla morte, però anni e anni dopo, e si trasformò in un cancro al pancreas. E questa cara mamma, con la fede che aveva, il Signore l'ha raccolta nel suo regno.
e Dio ha permesso che il suo letto fosse vicino al letto di questo piccolo bambino che aveva un buco al cuore e che doveva essere operato, la mamma a fianco, il papà. E mia mamma mi disse: vieni, io ho parlato ad una famiglia, vieni, dite qualche parola anche tu e poi pregheremo il Signore. E così abbiamo fatto. Doveva essere operato ad un'ernia questo piccolo bambino, e quella malformazione, il papà ancora i documenti, le radiografie che testimoniano di questa malformazione al cuore, per questa malformazione non poteva essere operato. Quella mattina, ricordo ancora, in quella corsia di ospedale mi avvicinai e mi dissi: pregherò per tuo figlio, andrò in chiesa e pregherò insieme con la chiesa e dirò a tutta l'assemblea di pregare per il tuo bambino. Il giorno dopo il buco era chiuso, quella coppia si convertì al Signore, quel bambino è diventato grande, il Signore l'ha salvato, l'altro figlio il Signore l'ha salvato, e adesso suona e glorifica il Signore. Che gioia fratelli, Signore, dammi un figlio. Lavoriamo nel campo del Signore, non si può servire a due padroni, o perché si amerà o l'uno o l'altro. Voi che vi battezzate state entrando nel campo del servizio del Signore, rimanete in questo campo, rimanete nella chiesa, rimanete attaccati alla parola del Signore, non fatevi sorprendere in altro campo. Qualche altro minuto, so che è un lungo servizio, ma pochi istanti ancora. Il campo della volontà di Dio, ma guarda di non farti sorprendere in un altro campo, il campo della volontà di Dio. Rinuncia alla tua, preferisci la sua. Amen. Sia fatta la tua volontà. E il modello è come nel cielo, così sulla terra. Seguire l'esempio di quanti hanno fatto la volontà di Dio. Boaz disse: vai dietro ai mietitori, vai dietro. Oh, questo ci parla dell'esempio di coloro che ci hanno lasciato le impronte sul divino e sacro sentiero, ci parlano delle impronte del nostro Signore e Salvatore. Vai dietro alle sue impronte. La sposa chiedeva: dove sei? Dov'è l'amico mio? Gli è stato detto: segui le impronte delle pecore. Alleluia, vi comprendete? Amen. Segui le impronte delle pecore, segui le impronte dei servi di Dio, di coloro che imitano Cristo e che sono d'esempio. Rimani in questo campo. Ma oltre il campo della parola, oltre al campo della chiesa, oltre al campo del servizio all'unico sovrano Signore Salvatore Gesù Cristo, oltre al campo della volontà di Dio, non possiamo fare a meno di parlare del divino e glorioso campo della santificazione. Il mondo si sta facendo ogni giorno più malvagio, l'iniquità aumenta e i campi apparentemente più verdi e fruttuosi intorno a noi ci stimolano a passare il confine, non andare oltre ciò che è scritto. Per noi il campo rimane quello, il campo della morale, il campo dell'etica cristiana, il campo della dottrina rimane quello, e quello rimane per sempre. Non ti spostare da quel campo. Vogliamo avere comunione con le persone intorno a noi, per carità, non siamo degli incivili. È corretto avere un rapporto etico e sociale anche con coloro che credono dottrine diverse. Noi non possiamo essere degli eremiti staccati, dobbiamo essere pieni di grazia ma ben distinti da loro, facendo di tutto affinché possano convertirsi al Signore. Sto per concludere. Gloria al Signore. Rimani nel campo della santificazione. Non ti far sorprendere in un altro campo.
figlia mia, figlio mio. Sapete cosa è avvenuto per questa donna? Rimanendo in quel campo come una mendicante, rimanendo in quel campo come Boaz aveva ordinato, questa donna ebbe protezione, ebbe tutto ciò di cui ne aveva bisogno, e questa donna divenne la proprietaria di quel campo. Gloria al Signore, non è meraviglioso? Figlio mio, figlia mia, dice il Signore, rimani nel mio campo, tu diventerai erede mio, sarai coerede del mio figlio Gesù Cristo, rimani nel mio campo. Boaz sposò quell'uomo. Questa mattina voi sposate Cristo, rimanete in questo campo. È una gioia gloriosa, saporate di questi momenti, non portate fretta, non bruciate le tappe, gustate di questa infanzia spirituale, godetevi delle coccole che il Signore vi fa, godetevi della benedizione della Chiesa e ringraziate Dio perché vi ha fatto grazia di entrare nel suo campo. Questa donna, prostrandosi ai piedi di Boaz, disse: come mai ho trovato grazia io che ero una straniera? E di fronte all'amore di Cristo, voi con me questa mattina, noi tutti insieme, prostrandosi ai suoi piedi, diciamo: Signore, come mai mi hai amato così tanto? Come mai mi hai fatto questa grazia? Non riesco a spiegarmi queste cose, ma posso fare solo una cosa: gustarle in piedi. E un giorno ai tuoi piedi, quando ti vedrò, ti dirò con tutto il cuore: grazie Signore per avermi fatto entrare nel tuo campo. E ricordati che questo campo ci parla di quel campo. Amen. Siete interessati a quel campo? Guardiamo il cielo, è un campo glorioso, e lì ci staremo col Signore Gesù Cristo per l'eternità. Dio ci benedica, chiudiamo i nostri capi, chiudiamo i nostri occhi. Gloria al Signore, gloria al Dio vivente. Signore, questa mattina fa che altri possano entrare nel tuo campo, nel campo della tua grazia, nel campo della luce, nel campo della vita. Alleluia, possa entrare nel regno di Dio. Alleluia. Signore, nel nome di Gesù, quanti vi sono entrati, fa che non oltrepassino il confine, e per questi cari che oggi fanno patto con te, fa che il loro cuore, il loro attaccamento, la loro tenacia sia fortificata dall'unzione dello Spirito Santo. Riempili, Signore, perché siano attaccati a te fino alla fine. Bendici l'opera tua, falla prosperare, Signore, fai avanzare l'opera tua, e fa che tutti questa mattina possano avere d'accordo in questo campo le tue benedizioni. Signore, concedi il dono dello Spirito Santo, sciogli le lingue affinché ti glorifichino tutti quanti in altre lingue. Signore, glorifica il tuo nome e aiutaci a servirti fedelmente fino alla fine della nostra vita. Ti chiediamo questo nel nome e per i meriti di Gesù Cristo il Signore, con te, benedetto in eterno. Amen. Siamo felici di essere in questo campo. Il Signore ci ha benedetto grandemente in questo campo, dove Lui ci ha posti, ci ha chiamati, e vogliamo continuare ad onorare la Sua parola. Siamo emozionati. Siamo emozionati perché vediamo tante anime accostarsi al Signore, e questa è la più grande gioia dopo la salvezza.
e Dio possa benedirvi grandemente insieme alle vostre famiglie. Come ho detto, naturalmente per qualcuno sembrerà strano, ma è scritto nella Bibbia: noi non battezziamo i bambini. Nella intera parola del Signore non c'è mai un battesimo a un bambino. Bisogna essere adulti, comprendere, ma soprattutto avere accettato Gesù come personale salvatore. È una decisione personale di fare il patto col Signore. È una decisione di fede. La Bibbia insegna che chi crede è battezzato e salvato, chi non crede è già condannato. Il fanciullo non può credere. Questi cari hanno aperto il cuore al Signore, hanno accettato Gesù come personale salvatore, sono nati di nuovo e loro spontaneamente, non sono stati obbligati da nessuno, spontaneamente hanno fatto richiesta di scendere nelle acque battesimali e di testimoniare attraverso il battesimo della loro salvezza. È una testimonianza, perché quando scenderanno nelle acque battesimali, mentre scendono nell'acqua, loro stanno testimoniando che la loro vecchia vita è già morta. Questo già è successo, questa è una figura, è una testimonianza della morte di Cristo Gesù e della loro morte al peccato, al mondo. Diceva Paolo: io sono stato crocifisso, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E quando si rialzeranno testimonieranno di una nuova vita, come Cristo è risorto. E noi siamo grati a Dio per tutto quello che ha fatto per noi. Io voglio invitare la Chiesa a pregare per il pastore che avete sentito predicare stamattina. Fratello Mottola, benché abbia detto quelle cose con grande umiltà, ha una grandissima responsabilità nella nostra opera, nella nostra regione, nella nostra zona. E per tutti noi pastori è un nostro padre. Non che in lui possiamo confidare, perché tutti confidiamo nel Signore, pure lui, ma che può aiutarci con tanta più esperienza per la gloria di Dio. Io ringrazio il Signore perché un giorno sono sceso anch'io in queste acque battesimali, proprio qui in questa comunità, quasi 20 anni fa. Il Signore mi ha salvato, mi ha fatto nascere di nuovo, mi ha battezzato nello Spirito Santo. Poi quando c'era il nostro pastore, il fratello Serino Salvatore, sono sceso nelle acque battesimali. Dio mi ha benedetto grandemente chiamandomi al ministerio, riportandomi qui in questa comunità a servire il Signore per tanti anni, diversi anni vicino al pastore. Ora è col Signore, noi siamo grati a Dio per la testimonianza che sentivamo di questi uomini di Dio che hanno lasciato l'impronta, ma soprattutto per l'impronta di Cristo Gesù, e di generazione in generazione gli uomini vanno col Signore, noi un giorno andremo col Signore. Ma preghiamo che l'opera continui in questa città, che salvi ancora tanti anni, perché no? Di mezzo a noi possano uscire tanti pastori, tanti servitori del Signore, che lavoreranno nel campo dove Dio li porrà. E noi dobbiamo pregare: Signore, il campo è grande, gli operai sono pochi, chiama altri operai a lavorare nel tuo campo. Vogliamo iniziare? Iniziamo dalle sorelle. Io dico, vedrete scendere insieme coppie sposate, abbiamo diverse coppie, ho detto per non togliere la gioia, perché prima uno e poi l'altro a finire, poi il marito non vede la moglie o la moglie non vede il marito, benché la salvezza è personale ed è importante questo, che io chiarisca questo. Hanno deciso personalmente, non come famiglia, personalmente di scendere nelle acque battesimali, ma verranno insieme. Faranno prima le sorelle, poi i fratelli, in ultimo le coppie sposate, e poi dopo saranno tutti qui davanti, daranno una loro breve testimonianza. Sorelle, venite, vedete chi vuole partire.
grande rispetto del fratello Fabozzo, doveva essere il fratello Fabozzo perché il consiglio di chiesa mi collabora anche in questo momento a giro, perché è bello poter avere tutti loro in questo onore, in questo privilegio. Il fratello Fabozzo doveva essere lui, siccome si è operato ha chiesto di non essere impegnato perché ha avuto una delicata operazione, e i fratelli del consiglio hanno deciso che fosse fratello Scala che mi poteva aiutare in questo momento. Continuiamo a pregare per il consiglio di Dio. Gloria a Dio, è arrivato il momento, siamo felici. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen, gloria a Dio. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni amen, della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Amen. Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati. Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Familiari non convertiti, preghiamo che il Signore continui a fare una grande raccolta. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Signore. Amen. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Cristo è morto in croce per i tuoi peccati. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Addio la gloria. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ognuno di questi cari ha una testimonianza profonda, particolare. Dopo sentiremo qualcosa. Chi vuole sentire tutte le loro testimonianze, continuate a frequentare la comunità e vi arricchirete, ma soprattutto troverete il più grande tesoro, che è Cristo Gesù. Raimondo, un giorno mi è arrivata una telefonata, sono andato a casa sua, la moglie mi aveva chiamato, era disperata, usciva e entrava dai calci, faceva uso di stupefacenti, ha tanti, si vedono, tatuaggi sul corpo, una vita spesa nel mondo, nel peccato, ha aperto il cuore al Signore quella sera, il Signore l'ha salvato, l'ha cambiato, l'ha trasformato, l'ha liberato dalla droga, ha fatto nascere di nuovo, ora è una persona onesta, serve il Signore, racconta le cose grandi di Dio. E noi siamo felici perché questi sono i miracoli del Signore. Se potessimo raccontare la nostra testimonianza, la diremo in una parola: Dio prende le cose che non sono. Dio prende le cose che non sono e le trasforma per la sua gloria. Amen. Raimondo, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo puoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io non so chi dottore ha diagnosticato alla mamma di questo ragazzo che lui doveva nascere nano. E il Signore trasforma queste cose. A Dio la gloria. Sapete, noi questa mattina gioiamo alcuni di questi cari che si sono battezzati, che si battezzano stamattina, non sono cresciuti in una famiglia cristiana. Si sono convertiti quest'anno, anzi la metà di loro, più della metà. Ma altri sono cresciuti in questa comunità nella scuola domenicale. Hanno ricevuto i sani insegnamenti dalla parola di Dio. Che però, anche come figli di credenti, non erano salvati, non li battezziamo perché il papà e la mamma servono il Signore e sono fedeli, ma perché loro hanno aperto il cuore al Signore, hanno sperimentato Cristo, il loro personale salvatore, sono nati di nuovo e ora testimoniano col patto in atto. A Dio la gloria! Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
gloria al Signore. Siamo felici, siamo gioiosi. Giosuè, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La mamma di questo giovane che prima si è battezzata è venuta la prima volta o le prime volte ai battesimi la volta precedente. In pochi mesi il Signore ha salvato quasi tutta la famiglia, se non tutta la famiglia. E più di metà di loro stanno scendendo nelle acque battesimali. L'altra metà tra qualche mese. Non aspetteremo molto. Non aspetteremo molto, noi già pensiamo di fare i prossimi. Per la gloria di Dio. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È morto in croce per i tuoi peccati. Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo giovane si è addormentata in Cristo senza venire questo giorno, ma ha pregato ardentemente e dopo la sua morte ora sta col Signore, si sono convertiti lui e la sorella e il Signore completerà l'opera nella loro casa. E noi ringraziamo il Signore. Non sempre vedremo le cose, ma l'importante è che noi ci fidiamo del Signore, perché certamente il Signore opererà, salverà le nostre famiglie per la gloria di Dio. Amen. Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spiritualmente è come tutti quanti gli altri. Fratello che si battezza è mio padre. Ringraziamo il Signore perché Dio è fedele. Dopo 23 anni, finalmente, non per colpa del Signore, ma sua, il Signore l'ha salvato. Ha operato nella sua vita, l'ha trasformato, l'ha liberato da quello che erano i vizi e le catene di questo mondo. Noi siamo felici perché vediamo una promessa fatta dal Signore. Quest'anno in un culto lì a Ponticelli, al Palabarbuto, mentre ero al primo posto lì e pregavo, ho detto: Signore, io ti chiedo con tutto il cuore che non finisca quest'anno e tu mi faccia vedere mio padre nelle acque battesimali. Naturalmente lo devi salvare. Il Signore è stato fedele, l'ha salvato e oggi per me è un grande privilegio battezzare mio papà. E se Dio mi darà da vivere, prego che possa battezzare anche i miei figli. Preghiamo gli uni per gli altri. Sicuramente il Signore completerà l'opera nelle nostre case. Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
finalmente. Io l'avevo promesso. Io... Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Forse per nostra incredulità, ma chi può mai aspettarsi quando uno fa una visita, a volte ti chiamano, dici vieni a fare una visita alla mia famiglia, prendi un consigliere, una sorella, qualcuno, vai a casa, parli di Gesù, prego. Chi poteva mai aspettarsi che poi in pochi mesi si convertono famiglie intere? Noi non facciamo niente, non siamo nulla, quando abbiamo fatto tutto quello che c'è il dovere farlo siamo sempre servi di studio. Ma sappiamo che il nostro Dio è onnipotente e sta salvando famiglie intere. Signore all'opera e vuole salvare anche te. Questi cari sono sposati uno dopo l'altro. Hanno creduto, hanno confessato, Signore li ha benedetti e ora fanno patto col Signore. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati, lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Signore. Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa sorella un anno fa voleva uccidere i bambini e suicidarsi lei. Pensate un po' alla malattia mentale, dove può arrivare, il peccato, come ci distrugge. Il Signore ha parlato al suo cuore e oggi si sono battezzati lei, il marito e la sorella. Il Signore ha operato grandemente in questa famiglia. Non so quante pillole prendeva al giorno per dormire, psicofarmaci. Il Signore l'ha liberata e ha dato una nuova vita. Questo è il nostro Dio, compie cose umanamente impossibili, ci dona una nuova vita, una speranza gloriosa, mette pace nei cuori, nelle famiglie, alleluia, e noi diamo gloria a Dio, alleluia. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
grazie a Dio. A volte vogliamo uscire dal campo dove il Signore ci ha posti, combiniamo guai a noi stessi e ad altri, siamo causa di sofferenza, ma poi le preghiere sulle ginocchia della famiglia, della Chiesa, per la gloria di Dio, raggiungono il trono della grazia, e il Signore, che è ricco in misericordia, sa il modo glorioso per farci ritornare alla casa del Padre e farci ritornare nel campo dove Lui ci ha posti, e poter poi sperimentare la grazia di Dio, il perdono del Signore, la pienezza dello Spirito Santo, perché il nostro Dio è ricco in misericordia. Alleluia. Sorella, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Signore. Fratello, hai creduto che Gesù Cristo è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vita. E per questo le ringrazio da ora in eterno.
Signore, sono dato, voglio ringraziare il Signore perché io non farò conoscere il Signore. Ed era in un periodo tutto della mia vita, non lo conoscevo ed ero arrivata a dire che il Signore non esisteva. E invece sono entrata in questa chiesa, meno che non lo fa, il Signore mi ha salvato. E quest'oggi mi ha dato il grande onore di fare un patto con Lui. Il Signore sono dato. Il Signore sono dato, volevo ringraziare il Signore questa mattina per come mi dà la grazia di stare in mezzo a voi. Un anno fa non conoscevo neanche io il Signore, si è fatto conoscere, mi ha salvato, mi ha portato lo Spirito Santo. E oggi mi ha dato la grazia di fare il Signore sono voglio seguirlo per sempre. Signore sono dato. Signore sono dato, voglio ringraziare il Signore perché veramente da quando io ho accettato il Signore come mio personale salvatore, ha fatto il primo morto nella sua croce per me e per i miei peccati. Il Signore ha fatto un'opera di salvezza nella mia vita, nella mia famiglia, mi ha dato il suo spirito, il suo santo spirito, e mi ha dato l'onore di questo giorno di scendere sui corpi battesimali. Per questo vi ringrazio per dato tutti i giorni della mia vita, Signore sono dato. Signore sia lodato, per me veramente è un giorno di festa, è un giorno di festa da quando ho incontrato il Signore, è sempre un giorno di festa. Voglio ringraziarlo perché in meno di un anno mi ha salvato, mi ha battezzato con il suo Santo Spirito, mi ha dato grazia di vedere scendere con me stamattina nelle acque battesimali anche mia cugina, suo marito, e veramente sta facendo un'opera del Signore meravigliosa, e sono sicura che la porterà a termine, perché tra termine il sangue di Gesù c'è potenza. Voglio ringraziarlo, voglio essere una sua testimone e serva fedele, perciò questa mattina ho fatto un patto con il Signore per servire per vita e per morte. Signore sia lodato. Gloria a Dio, anche io voglio ringraziare il Signore perché veramente tutto questo non lo aspettavo. Lo ringrazio perché mi ha salvato e mi ha fatto la sua figliola, nonostante ero nata in una famiglia cristiana, non ero comunque salvata. Il Signore ha fatto grazia all'anima mia, mi ha battezzato nello Spirito Santo e di questo lo ringrazio perché è una gioia immensa. E veramente lo voglio servire con tutto il cuore perché lui mi ha liberato, mi ha liberato anche ansietà dalla paura della morte, da tante ansietà, dalla paura dei problemi che affliggono la mia vita, e lo voglio ringraziare e servire l'ora in eterno. Signore se lo dato, anche per me stamattina è motivo di grande gioia essere qui in mezzo a voi. Soprattutto perché, come ha detto prima il fratello, l'anno scorso per me non c'era via di campo, non c'era futuro per la mia vita non aveva uno scopo e non serviva a niente. Sicuramente non servivo io neanche per i miei figli nelle condizioni in cui ero, ma il Signore ha ascoltato il mio grido di aiuto, è sceso fino a qui, è sceso fino a me, mi ha prelevato dalla morte sicura e mi ha dato una nuova vita. Io lo voglio ringraziare perché mi ha battezzato con il suo Santo Spirito, mi ha dato una nuova vita, io oggi sono nata di nuovo. Lo voglio ringraziare, lo voglio benedire, lo voglio benedire. Signore sia lodato, stamattina anche io voglio ringraziare il Signore perché circa un anno fa ho pregato tanto, il Signore era lì vicino a me, ha ascoltato di me perché mi ha invitato nella sua chiesa con tutta la mia famiglia, e oggi veramente posso dire che sono nella gioia. Grazie, Gesù ti ama. Il Signore è stato dato. Io ho conosciuto il Signore all'età di 12 anni, ma l'ho accettato solamente dopo 23 anni. Ringrazio proprio Dio per quello che ha fatto nella mia vita e per tutta la mia famiglia. Voglio ringraziare il Signore proprio per tutto quello che ha fatto, per la felicità che mi ha dato, e lo voglio servire da ora e per sempre. Il Signore è stato dato. Mi ha battezzato con il suo Santo Spirito e oggi mi ha dato l'onore di fare un patto con lui per seguire la mia terra. Signore sia lodato, io voglio ringraziare il Signore per tutto quello che fa per me ogni giorno, per come ci guarda, per come ci sostiene, perché due mesi fa mi ha dato una bellissima bambina. Io so che il Signore è fedele, che continuerà l'opera e che farà altre cose per lui. Signore sia lodato. Il Signore sia lodato, anche io stamattina voglio ringraziare il Signore di come uno di questi culti il Signore ha voluto guidare l'anima mia, mi ha salvato e ho potuto trarre veramente la grandezza del Signore, mi ha cambiato totalmente, mi ha dato veramente quella cosa che cercavo da una vita, e in uno di quei giorni l'ho ricercato veramente con grande amore, e il Signore, credetemi, si fa trovare sempre. Il Signore sia lodato per tutti gli eterni. Signore sia lodato, voglio ringraziare il Signore per ciò che ha fatto nella mia vita. Io ero un ragazzo che andava indietro per soddisfare i miei giorni felici dietro al peccato, ma un giorno il Signore si è fatto vedere mirabilmente la mia vita, e meno di una settimana mi ha salvato, mi ha battezzato con lo Spirito Santo e non potevo fare un patto con lui per servire da ora in eterno. Signore sia lodato. Signore sia lodato, ringrazio il Signore questa mattina per come mi fa trovare qui, come mi fa trovare qui nella sua chiesa, in mezzo a tutti quanti voi. Lo voglio ringraziare per come, fin da quando l'ho accettato come personale salvatore, fino adesso, egli mi è stato sempre vicino.
Voglio ringraziare per come questa mattina mi ha dato la grazia di fare un patto con lui. Signore sia lodato. Signore sia lodato, ringrazio il Signore per come mi fa stare qui. Lo ringrazio per come giorno dopo giorno mi porta avanti e per come non mi fa mai mancamento di nulla. Signore sia lodato. Signore sia lodato, anche questa mattina ringrazio il Signore di ciò che ha fatto nella mia vita. Lo ringrazio di come circa un anno ha portato tutta la mia famiglia nella sua casa. Ho cominciato prima della sorella, mia mamma, mio fratello, poi io, e ho cominciato anche un'opera in mio padre. Lo ringrazio di come mi ha salvato, mi ha battezzato con il suo Santo Spirito e questa mattina ho potuto fare un patto con lui, sia pilotore che niente. Signore sia lodato. Signore sia lodato, voglio ringraziare anche il Signore. Voglio ringraziare il Signore perché Egli è fedele. Lo ringrazio perché mi ha fatto nascere in una famiglia cristiana, di come circa 5 anni fa mi ha donato il suo Santo Spirito dopo la salvezza. Lo ringrazio di come oggi mi ha fatto scegliere nelle acque battesimali. E gli è fedele, fratello. Signore sia lodato. Questa mattina voglio ringraziare il Signore con tutto il cuore per quello che ha fatto per me. Io ero un peccatore, non un peccatore. Però dicevo, io c'avevo tutto, c'avevo la pace, c'avevo tutto. Avevo paura di entrare da quella volta. Il giorno che sono entrato, il Signore mi ha trasformato. Mi ha dato la vera pace. Mi ha dato una famiglia, mi ha dato un matrimonio nella sua casa, una splendida bambina. E per questo lo voglio servire da ora in poi. Il Signore si è lodato. Per me è una grande gioia parlare di Gesù. Perché il Signore mi ha cambiato, per trasformare la mia vita. Come vivevo in questi tempi. E voglio ringraziare pure i miei amici che stanno qua e mi hanno dato l'onore di vedere. Ringrazio Dio perché il Signore è grande. Ve lo dico con tutto il mio cuore. Io ero assetato di pace. E ve lo dico, il Signore solo ci può dare la pace. Solo Dio ci dà la pace. È l'amore vero. Un solo in mezzo. È vera, vera vita il Signore. E lo voglio mandare e ringraziare. Lo voglio servire con tutto il mio cuore. Da ora che ne Signore sia lodato. Io navigavo in questo mondo. Ero un truffatore, un bugiardo e un grande stebbiatore. Il Signore ha avuto pietà di me perché io e la mia famiglia stavamo sprofondando sempre nel buio più profondo e non c'era più spiraglio di luce. La nostra vita era un continuo scendere delle tenebre e non c'era più gioia né felicità. Ma un giorno entrato da quella porta, un anno fa, il Signore si è presentato alla mia vita, ha trasformato, ha completamente buttato via il vecchio uomo e tutte le sporcizie che c'era dentro di me. Mi ha dato una vita nuova, la felicità di vedere mia moglie sorridere di nuovo e la gioia più bella che ho mai dato di vivere tutti insieme e servirlo da ora in eterno. Il Signore si è lodato. Io ringrazio il Signore stamattina di come ha fatto trovare nella sua casa. Purtroppo non ci sono i miei genitori per condividere questo momento con me, però l'importante è che ci sta sempre il Signore. Addio alla loro. Dio la gloria. Amen. Io ci ho messo qualche giorno in più, però non fa niente. Portando siamo fuori. Ho visto di 2 anni, dopo tante esperienze, tante cose belle, vedevo che il Signore faceva tanto. E poi mi ha fatto pure a me. Amen. Mi ha fatto vedere un video che prende la parola del Signore. Per questo io voglio stare un fianchino di ciò. Il Signore mi ha dato grazie di fare un patto con lui. Il Signore si è lodato. Il Signore si è lodato. Stamattina è davvero un'emozione. Dopo 5 anni finalmente sto pure io nelle acque battesimali. Ho fatto molto soffrire il pastore con tutta la comunità, però per me questo giorno è un giorno meraviglioso. Voglio ringraziare per come davvero mi dà la gioia di servirmi in tante cose e sono sicuro se consacrerò la mia vita a lui, lui farà cose grandi nella mia vita. E per questo lo lodo e lo benedico da ora in eterno. Vogliamo alzarci tutti in piedi, chiniamo il capo. Fratello Sereno Giuseppe ci guiderà in preghiera. Padre, noi ti ringraziamo per la profondità del vostro cuore, come ancora stamattina ci ha dato la possibilità di questo lieto giorno. Questo ci ricorda tanti anni fa, ognuno di noi, quando siamo
conoscessi quelle acque del battesimo. La gioia dei nostri cuori, e stamattina è la stessa gioia, perché anche gli angeli in cielo fanno celestiale. Noi abbiamo accettato Cristo Gesù per tutta la vita, e noi lo vogliamo sentire fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo momento che lui ci dà di vivere su questa terra, perché noi lo vogliamo vedere a faccia a faccia, perché lui è il Signore onnipotente, onnisciente, Dio onnipotente, vedete, lui è tutto per noi, è il nostro amico, è il nostro confidente, è colui che ogni giorno ci piglia per la mano e dice non temere, vieni con me, io ti accompagnerò in questo pellegrinaggio. E noi gli diciamo grazie Signore, perché ancora una volta tu ci fai avvelenare a quella fonte di acqua pura, che è la potenza del tuo Spirito Santo, che possa scendere in tutti i cuori per dare conoscenza. Signore, benedici questa comunità, benedici il fratello Lino, benedici il fratello Mottolo con la sua famiglia, la sua comunità, anche per il suo compito, perché lui è un segretario regionale e ha anche dei problemi delle altre chiese. Benediciamo Signore, fortifici a tutti quanti noi, ma che nessuno se ne perde. Ancora stamattina chiunque si trova per la prima volta accetta Gesù nel tuo cuore, perché lui può salvarti, può portarti avanti, può guarirti, può fortificarti, può dare la serenità, può dare pace al tuo cuore. Signore, guardaci, assistici, proteggici, e fa che nessuno se ne perde. La Chiesa universale delle tue mani, in nome di Gesù Cristo, il benedetto e l'eterno. In eterno.